Mi sta toccando. È il famoso triangolo di Renato. Ma triangolo, no? Non l'avevo considerato. Hai visto? Ora te lo faccio considerare io, Renato. Ti dico una nuova geometria da cantare. Amore, guarda. No, ma te sto spiegando la geometria. Ormai la conosco tutta la geometria. No, quella di Michelle è particolare. Non c'è neanche sul Kama Sutra, guarda. Giura? Sì. A me mi piacerebbe partecipare a questa. Senti un po', Michelle, stasera prendi un premio particolare. Cazzo. No, è a forno. È il caso di dirlo questa volta. Va bene. L'hai detto. No, è un premio che magari a Spezia. Ne hai ricevuto i premi a Spezia? A Spezia no, solitamente quando andavo nelle diverse fiere erotiche, allora sì, mi premiavano per la migliore scena anale, dipende un po'. No, questa strozzata. Cosa può dire? No, me l'hai detto. Anzi, aumentano le visualizzazioni perché noi lavoriamo sul web, perciò quello che... Oh, meno male perché nel web non c'è censura, ancora per poco, secondo me. La nuova di quest'anno che ci sposiamo a dicembre. Oddio, tra quanto è dicembre? È tra poco, amore. Ah, allora devo organizzarmi perché per tempo. Noi romani lo famo strano. Questa sta scherzando, ma guarda che a Roma termina. Senti un po', qui a fianco a te c'è Stefan, che è il sosia di Renato Zero. Ma sei il sosia? Io ci stavo dando tutta questa considerazione, pensavo che era lui, gli parlavo di geometrie, cose. Amore, io c'ho una bella geometria. Vabbè, mi accontento del sosia. Che canzone ti piacerebbe che canti? Beh, il triangolo mi piace davvero. Beh, allora facciamolo, no? E dai, vai. No, che faccio la voce? Certo. Ma beh, ma non si può fare. Ah, ma te vuoi fare il triangolo diverso? Io volevo fare un'altra cosa. Ormai gli è piaciuta la mia idea, non riesce neanche più a cantare. Ok, va bene, adesso chiedo solo a voi un saluto a tutti quelli che ci guardano. Guarda un po' cosa dice, mi fa la foto su giù. A proposito. Ah. Scusa, dovevo aprirmi. No, tanto poi tagliamo. Io mi sono aperto una volta, non vi dico con Equitalia. Sto sempre a pagasso. Allora, quelli ti aprono davvero. Ha fatto male anche a me che sono abituata, Maria, però Equitalia mi ha aperto Maria, anche a me. Ma con le cartelle esattoriali, non mamma mia, davvero. Questo devo tagliare per forza. Scusa. Ah, lo vuoi dire? Certo, la verità è la verità. Tutto quello che diciamo lo vogliamo dire. Ah, è bene, sì. E tutto quello che facciamo lo vogliamo fare. Comunque vi aspettiamo il 25 dicembre, ci sposiamo per Natale. Esatto. Michelle, che progetto hai in questo periodo? Oltre al matrimonio? Oltre al matrimonio. No, ho fatto una cosa che però non la posso dire in anteprima. Dai, noi qua stiamo lo so, però ci saranno grandi novità per il prossimo anno, una cosa a livello tecnologico che nel porno non era mai arrivato, ma sarà il futuro. Io lo so, gli occhialini e 3D. No, sei rimasto. Telecamera a 360 gradi. No, da solo. Indietro. Ora non andiamo oltre, non si può dire. Basta, ti tappo la bocca, guarda che vado oltre. Senti un po', invece come spettacoli? No, adesso più che altro sono sempre ovviamente nel settore del porno, più come produttrice, ho una TV sul web, michelleferrari.tv, dove faccio dirette streaming, sì. Faccio dirette streaming sia mie che di altre mie colleghe, ma anche delle diverse fiere erotiche, quindi il Bergamo Sex, il Garda Sex, ma anche internazionali. Quindi diciamo è un portale a 360 gradi, anche se ha il mio nome, michelleferrari.tv, però include il porno a 360 gradi. Ma hai scritto anche un libro? Ho scritto, sì, volevo essere Moana, che è uscito con la Mondadori. Ho fatto un fumetto, Sex Gate, e poi ho scritto sempre un libro a quattro mani con mia mamma, Sesso, Ombre, Porno Star, e a breve ci sarà il calendario con un piccolo omaggio, un libretto fotografico di filastrocche, ovviamente porno culinarie. Bello! Porno culinarie! Voglio proprio dare tutte le cose goderecce dell'uomo, il cibo, il sesso. Michelle, il nome d'arte viene da Michelle Hunziker, no? Lo so. È bella più della Michelle questa, eh? Poi guarda, ve lo dico io, sicuro, 100%. Ok, allora dai, stavolta dovete farlo il suo saluto, dai.
Va bene, allora vi salutiamo, continuate a seguirci, vi aspettiamo in tutte le nostre novità. È al matrimonio il 25 dicembre. Ok, però anche al divorzio che ci sarà subito dopo, eh? Subito dopo la Befana però. Sì. Come facciamo a rodare? Ciao ragazzi! Ciao!